Friedrich Dürrenmatt, giustizia. Eravamo rimasti. Aveva studiato senza altro una bella cosa, ma i buoni esami non impressionano nessuno tranne gli insegnanti. Una scrivania non basta, può troneggiare là dietro quanto vuole. I clienti non arrivano a nuoto, e giustamente perché poi dovrebbero. No, amico mio, la sua delusione è fuori posto. La Volkswagen e la mansarda non sono solo un indizio di povertà sociale, ma anche un po' di povertà spirituale. Non se la prenda. Niente da dire contro l'onestà e la discrezione, ma un avvocato deve presentarsi in modo da far tremare la terra. Quello che anzitutto le serve sono uffici come si deve, con la sua piccionaia non approda a niente. Fin lassù non si arrampica nessuno. La gente in fondo vuole fare processi e non compiere record sportivi. In breve, non può continuare così, voglio darle una possibilità. Domattina alle 7 mi viene al mio ufficio, mi porti 4.000 abilitori e le procureremo degli spazi decenti nello Zetweg. Seguirono lunghe spiegazioni in dettaglio su una gigantesca speculazione fondiaria, più un ulteriore consumo di cifre e degustazione di caffè latte. Le spiegazioni furono espresse in modo ironico e sardonico, sorrette dalla consapevolezza che da noi i più grandi imbrogli si possono commettere e si commettono solo legalmente. Poi passò ancora a parlare di un festival di Stravinsky e di un ciclo di Honegger. E quando mi alzai, stavo ancora sostenendo che il traffico era caotico perché il presidente del nostro consiglio municipale se ne andava in giro a piedi. C. Detective privato Leonard, del mio stesso anno. Magro, capelli neri, un uomo dalle impressionanti silenzi e dalle frasi brevi. Figlio unico di genitori separati, dal liceale era stato sospettato di aver ucciso sua madre insieme all'amante. Li avevano trovati entrambi nudi nella camera da letto della mamma. Li stesi in bell'ordine, lei sul letto, l'amante e il suo psichiatra